E siamo qui in diretta da Telecarri Gallipoli, dai capannoni del carnevale, dove stanno preparando questi cazzo di carri meravigliosi. Ecco, partiamo da questo carro splendido e andiamo ad intervistare tutti i visitatori che stanno venendo in questa giornata di sole di gennaio. Prova Sassa, 1, 2, 3, sì. Assaggia, assaggia. Ecco, allora adesso andiamo a fare piccole interviste. Ecco, mo cominciano a sparpagliarsi tutti. Vediamo, dai, Buongiorno signora Vada, buongiorno, come stai? E io sto bene, senti, ti piacciono i carri di Gallipoli? Ah, belli, belli, veramente molto molto belli. Stupendi quei piccioni, che c'è in testa? Stupendi proprio. Faccio freddo. No, oggi c'è il sole, che è una delle giornate buone, perché Santa Signora ma ci sono tappe terra. Domenica prossima, le previsioni? Domenica prossima sempre di luni versali, lo sappiamo già, siamo castimati. Castimati da Dio. Sì, è brava, brava. Sì, è tutte cose. Direttore, senta, che cosa ci può dire riguardo a questa edizione del carnevale di Gallipoli? Che forse ci saranno i carri. Forse sacchierà, ciorà, ho capito. Ci troviamo i giocatori pulitirene. Ah, benissimo, vabbè, se no tocca un cane. Senta, una cosa, che cosa vuole dire al comune che ancora non ci ha dato i soldi? Li amo. E le adori come le piante di pomodori. Grazie di tutto, buongiorno. Buongiorno a te. Ma ecco un nuovo ospite alla Cattedrale di Gallipoli. Delle case di Gallipoli. Altre. Lei è? Sassurufa, lei è? Senta, cosa pensa di queste meravigliose creazioni cartapesta? Sì, sono d'accordo, guarda, sono d'accordo. E l'ultima suca che ti sei mangiato? Grazie di tutto, buonasera. Sì, sì. Bravo, complimenti. Non è dichiarato quindi? No. Fantastico, quanti soldi chiede alle macchine che si fermano? 5 euro. Ma che cazzo? Abbiamo qui dei nuovi ospiti, salve, lei è? Adriana Greco. Salve, buongiorno, invece lei è? Giada Benedes. Benissimo, è la prima volta che venite per i capannoni? No, siamo vecchie. Ho visto. Grazie signora, senta, ha visto i carri? No ancora, ma ha detto mi deve andare. E che cazzo aspetta? Ah? E che cazzo aspetta? Vuole che l'accompagno? Se vuoi, con andiamo, piacere. Andiamo ai carri, andiamo. Ah. Aspetta, qua non si passa, dove andiamo? Salve, ecco qua abbiamo nuovi arrivati, buongiorno, lei è? Buongiorno, Paolo. E poi? Senta una cosa, sua moglie dove l'ha lasciata? La chiesa. Sta facendo pulpette? Sì. Senti, ma poi non mette l'aglio nelle pulpette? Sì, lo metto. Ah, quindi mette pure l'aglio, che dopo quando vuoi parlare con le persone gli cadono le facce a terra perché puzza di aglio. Senti una cosa, tu invece sei? Non ho capito bene. Valentino. Ho capito. Senta, perché non aiuti la mamma con le pulpette? Perché... Ah, a posto, grazie Semanazze, che queste qua aiuteranno la famiglia, la volta che è vero, Renato, grazie di tutto, buonasera, arrivederci, buone brucchette. Ma andiamo avanti con queste registrazioni. Buongiorno, prego, venga, che non ci passa, che sono in contratto. Savicini, sì, salve. Il suo nome? Pierluigi. Pierluigi, lei è il collaboratore del signor? Franco Monterosso. Franco Monterosso, dove sta il capo? Mo sto parlando. Ah, sta, ecco, sì. Ci vuole fare una dichiarazione fredda? Così, no, fai un carnevale del... Grazie di tutto. Allora, andiamo avanti. Vai. Lei è il maestro Franco Monterosso. Tanti anni che fa carnevale. Tanti. Ecco, sì. Che cosa ci può dire?
a parte che non ci prende soldi? E sto morendo da fame. Ecco, sì, stiamo morendo tutti dalla fame, però sempre questo cazzo di carnevale facciamo. Ave anni, anni e secoli. È una malattia, ve le polpette saccherà. Senta, il suo carro di che cosa parla quest'anno? Dei panzarotti, dei polpette, queste cose qua, dei polli, penne, capite, le piume, no? Sì, i polli spennati, ho capito. Allora, questo carro che parla dei polli spennati, quest'anno dice illi? Primo premio, lo bravo, diciamo noi, primo premio, ok. E chi vuole primo premio alzi la mano. Yes. Tutti, grazie, tutti, non ci hanno cagato manco a spruzzo. Non ci hanno cagato a spruzzo. Vai, vai. Va bene, adesso andiamo avanti. Vediamo che stanno arrivando, c'è il donzelle, andiamo. Telecarrica Lipoli, telecarrica Lipoli. Da dove vieni? Tutto va normale. Quando cazzo parli? Vieni qua. Da dove vieni? Da Gallipoli. Brava. Senti una cosa, perché stai qua oggi? Per vedere i carri. Ah, ecco, e perché non esci domenica prossima? Cacchiove, dici, no, ha ragione. Esco. Ah, brava, ti vesti in maschera? Quindi oltre alla maschera che tieni già, ti vesti un'altra maschera. Brava, grazie di tutto, buonasera. Ma abbiamo la sciacquina! La sciacquina dei campagnoli del carnevale di Gallipoli, salve! Lei è la signora? Cristina. Cristina, poi? Mignola. Benissimo, il conto in banca? Zero. Codice fiscale? Zero. Senta, che cosa mi dice di questa edizione del carnevale di Gallipoli? Che andrà meglio degli scorsi anni. Nel senso che cadranno più carri dell'anno scorso? No, perché non deve essere proprio. Meravigliosa questa edizione, guarda il top. Lei mi sa dire di cosa parlerà il tema portante di questa edizione del carnevale di Gallipoli? La musica nel mondo. Brava. E in che modo viene sviluppato questo tema? Molte domande sono invasivata. Ma io lo sto facendo apposta. Sì. Allora senta, mi dica. Il grado, lei che è la sciacquina di questi capannoni. Il grado di sporcizia di questi capannoni. Da 1 a 10? Sì. 100. Fantastico, non è venuta ancora l'ASL a chiuderci? No. Grazie di tutto, buonasera. Ciao. Ma c'è la CIA, ecco, la signora CIA, salve, si faccia vedere tutto, no, mettilo di nuovo per l'arrivo dei morti, faccio con le fuci. Fa freddo. No, non fa freddo, si brutta, appunto. No, allora, stamattina so che lei è stata all'ospedale e ha donato il sangue. Ma la cicca figlia, dico io. Sì. Senta una cosa, di cosa si vestirà quest'anno oltre che di Peppa Pig? Sono già vestita. Ah, ecco, quindi dalla Befana non ti sei più tolta questa veste. No. Ho capito, mamma mia. Ci può fare. Perché è uscita di casa? Perché sono venuta a vedere i carri. Quindi lei è un patrimonio dell'UNESCO. Sì, lei è dichiaratamente patrimonio dell'UNESCO e tutte cose. E tutte cose. Grazie di tutto, senta, vuole fare un saluto che ci stanno vedendo alla Germania? Saluto mia madre, mio padre e il presidente. Ah, ecco, proprio persone che stanno alla Germania, ecco. Va bene, lei ha capito perfettamente di cosa avevamo bisogno, grazie di tutto e per favore con la flessibile si faccia togliere quella casa di maschera da faccia. Sì, ok. Adesso andiamo all'ex comitato Santa Cristina. All'ex comitato Santa Cristina, Benito Carrozza. Benito, una dichiarazione a freddo. Benito. Ecco, salve, dove sta la celebresa? La celebresa? Eccola. Benito, porpuletto. Ecco, allora, lei cosa rappresenta in questo contesto, in questa organizzazione? Grazie di tutto, buonasera. Niente, nessuna dichiarazione a freddo. Il signor Salvina! Quella signora moglie di Franco Monterosso. Sì, lei è la realizzatrice. Sì, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ecco, sì, lei è la moglie del carrista Monterosso Franco. Ma perché lo dice con quest'aria di sdegno? Ah, non è proprio così. Ehi, tu non mi pigliare. Venga che le devo tirare.
signora, venga, che devo fare l'intervista! Si è rotta la scarpa! È così! Ci dica, quante ore al giorno vede suo marito? Due volte al giorno. Tutta quindi la giornata sta in carne. E non è meglio? Se ci fosse una cosa più bella, ancora meglio. Quale? La sanno. I soldi. Sempre se questi cazzo di soldi. Siamo poveri, siamo poveri. Questa ma senza soldi non si può fare niente. E lo so, però la passione, signora, la passione di Cristo è la cosa migliore. Senta, signora. Lei prima di venire qua ha già cucinato? Mi sta pigliati? No, se cucina così arriviamo sulla superstrada, signora. Niente, non vuole lasciare dichiarazione. Vuole la mascherina della signora Rosy Scigliuzzo? No, ringrazio. Vabbè, me la mando io, grazie a lei. Siamo sempre qui ai capannoni dei carri del carnevale. Dove? La signora Rosy Scigliuzzo, figlia dell'orso. No, sorella dell'orso. Mi ha portato una incartata. Ecco, sì. Salve, lei è? Rosa. Ah, quella che ho detto prima. Ecco, sì. E la ringraziamo per questa incartata che ci ha portato di sua spontanea volontà. Ecco, sì. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Questo spunto si è rotta. Ecco, sì. Le nostre cineprese, se per favore possono riprendere queste splendide creazioni di Rosy Scigliuzzo, che mo chiudiamo il collegamento che me le devo mangiare. Ecco, sì. Ecco, gli ingredienti per fare questa meravigliosa creazione. Se vai un altro poco arriviamo dentro le olive e ci frita quello di coste. Farina, zucchero, burro e uova. Quindi non l'hai comprato tutte fatte? No. Ok, il lievito. Quindi, e poi l'onnasporo come l'ha fatto? Cioccolato al latte. Ah, meravigliosa. Adesso le assaggiamo, vediamo un po', vediamo se è vero. Forse prima io. Ma mandiamo la pubblicità, grazie. Grazie. Buone. Adorabili. Non stavi a dieta! Fatti, faccio toi! Ma abbiamo qui la massa! L'orso, il papà e la massa è lei! Salve, lei è la signora? Maria Pia. Lei è la signora? Grazie di tutto, buonasera. Ecco, abbiamo qui Radio Maria, no, come si dice? Telecarri Gallipoli in diretta da Capannoni dei Carnevali di Gallipoli. Lei è il signor? Andrea. Andrea, siete più di uno, vedo, no? Siamo in due. Ho capito, dentro uno. Sì. Risparmiate, se cattano una roba e si ficcano due, è la cosa migliore. Senta una cosa. Ti posso toccare il culo? No, perché penso che non. Cioè, quanto sta imbottito, no, non concludiamo niente. Vabbè, prendiamo più carne, dai. Senta, quello sicuro. Grazie, grazie del contributo. Stava facendo le polpette. Allora signora, ci dia per favore questa ricetta delle polpette. Non le faccio polpette. Non le fai tutte pronte, le compri? Tutte pronte, dalla mamma le prendo. Ah, siamo belli così, tutti vogliamo avere una mamma che prepara le polpette. Senza aglio però. Senza aglio, sennò poi ci puzza la bocca. Puzza la bocca. Senta, mi dica una cosa, lei che rapporto ha col carnevale, gli piace? A me piace molto il carnevale. Siete bravi, voglio dire, a organizzare questo, mi piace. E sì, ringraziamo la fabbrica del carnevale, sì, che organizza da anni questa manifestazione. Dovrebbero splendida partecipare in tanti però, no? Sì, ma purtroppo qui i soldi non ci sono, è sempre più difficile, siamo a malora. Ecco signora, grazie di tutto, anche se non ci ha dato la ricetta delle polpette. Carne macinata, sì. Pane, no? Formaggio. Ripeta per i nostri telespettatori. Carne macinata, uova, formaggio e pane grattugiato, chi lo mette, c'è chi non lo mette, c'è chi non lo mette. Sì, noce moscata. Poi no, io ci metto anche coso, la scorza. Scarpina c'è. Ecco di nuovo scarpina! Scarpina quello dei carri! Quello che faceva i carri prima! Vieni qua, vieni! Eccolo, l'abbiamo trovato finalmente! Ci lascia una dichiarazione!
Che dichiarazione? Una dichiarazione, non lo so, può dire che è omosessuale, no, per esempio, quello... ci dica. Quello no, quello non sono omosessuale. E lei è sua moglie? Questa è mia figlia. Ah, ho capito, quindi sua figlia non è omosessuale allora. No, no. Va bene, allora ci dica per favore. Un nuovo arrivato! Ma abbiamo un altro dei rappresentanti di questi tali delle donne. Venga al sole, per favore. Che qua non si vede niente. Lei è il signor? Leone. Leone, nel senso che si mangia le persone? Sì, sì, sì. Ho capito, senta una cosa, il nome? Antonio. Che cosa rappresenta lei in questo capannone? Amorezza. Se continua ad andare indietro arriviamo dentro al bagno, grazie. Cosa rappresenta? Ci spiega per favore le dinamiche di questa manifattura, la, l'arte della carta pesta, ce la spieghi? No, è bella. Ok, allora l'arte della carta pesta è bella, grazie, grazie. Ecco signora, ecco la signora di prima che vuole rilasciare delle dichiarazioni, anche lei omosessuale? Sì. Benissimo, gli piacciono i maschi o le femmine? Tutto, adesso c'è di tutto e di più. I cani o i cardellini? I cardellini. Tutto, quindi lei fa rapporti con i cardellini, con pesi. Vorrei, per questa occasione vorrei salutare tutta la famiglia greco. Sì, anche noi facciamo un saluto particolare alla famiglia greco che ci sta guardando da casa. Ecco sì, a tutta la Lucia, a, a tutte le sorelle greco, no? E anche alla mamma Maria. Vi facciamo un grande saluto, gli mandiamo un grande bacio. E vi aspettiamo domenica 31 sulle gratinate del... come le cozze, gratinate. Ecco, sul carnevale, sulle gratinate del carnevale di Gallipoli, dove loro saranno gli ospiti speciali perché ci hanno stolacati. E quest'anno noi saremo felici di averli, ecco, dentro la, la, la cosa del carnevale, ecco. E così, le saluti in prima persona. Io sono la sorella, però io non voglio partecipare. Lei si è scancellata dalla famiglia? Sì. No, no, non è così. Quindi non si è scancellata, ma perché non vuole partecipare? No, perché io già mi piace stare così e non voglio... Il carnevale è bello vederlo fuori, ma non dentro. E dunque... Ma non ci piace vederlo dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori. Ci piace. Bravo, è così. Eh sì, è la cosa ideale signora, quella da anni, quella cosa abbiamo fatto, ci piace, è così. Allora, ecco, salutiamo tutti i nostri telespettatori. No, tanto, ecco, e salutiamoli e rimandiamoli a domenica 31, sperando che non da luglia e che no, ci tutti quanti con questo sole splendido che il Signore ci ha dato. È così, salutiamo. Voglio salutare tutta la mia famiglia. Baci. Baci Perugina. Grazie signore, buonasera. E così, salve, bene, tutto questo si distingue in pace che c'ha scritto colore rosso di Natale. No, no, ecco, lo sa di essere fuori stagione? Non si vedere al vento, capendo la moglie. Grazie, signora, ha fatto l'inizio. Lei invece è sempre peggio. Ecco, ci dica, lei che sta ingrassando come una vacca, ci dica per favore per quale motivo è venuta qui. Ecco, il suo carro allegorico sta dicendo di sì. Ecco, ci dica. Sono venuta perché... Ecco, meraviglioso, sì, fa vedere cambia il suo figlio. L'antenna ci piace perché dobbiamo prendere le cinepe, le programmi, stiamo curando la linea. Ah, bella, sì, bella. Canale 5, Sentieri, quelle cose. Barbara D'Urso, quindi è quella pure, sì, via Sciorri Lerci. Via, via. Grazie. Ciao, Marta. Grazie. In diretta su Telecarri Gallipoli abbiamo anche il famosissimo Ferruccio Enrico, direttore responsabile del Parco Gondardi Gallipoli. Vabbè, l'abbiamo messo in imbarazzo Ferruccio, questo grande organizzatore di eventi estivi della città di Gallipoli, che quest'anno collabora col Carnevale di Gallipoli nella parte viva organizzativa, quindi contribuendo anche con la parte artistica al Carnevale di Gallipoli e ci concederà uno spettacolo il giorno del 31
vero? Ce lo dica lei, grazie. 21 si esibiranno su un carro, un palco mobile, diciamo. Calibandulu, Tetrix, Walter Surai e Bar Italia. Quindi, che si esibirà poi in piazza, farà uno spettacolo anche serale. Quindi cominciamo alle 3 di pomeriggio e andiamo avanti fino alle 9 di sera. Benissimo, e Mario Merola successivamente ci aglieterà la serata, ecco, dopo questi eventi meravigliosi. Grazie signor Fernando Enrico, grazie di tutto, buona giornata. Ecco, grazie. Sì, sì, grazie. Il signor Luigi di Carico, siamo in diretta su Telecarri Gallipoli. Ah. Ecco, ci dica lei per quale motivo è venuto oggi qui e per quale motivo è legato al carnevale di Gallipoli. Perché devo vedere la signora Vada oggi? Quindi è un mio piccolo fans. Ecco, sì. Lei che lavora per l'ISIS. Ah? Ecco, per lavora per l'ISIS. Io? Sì, con questa cosa di barba che c'ha. Chi te l'ha detto? No, si vede, non è che me l'hanno detto. Sono, io sono un terrorista. Ah sì, le bombe dove le ha messe? Ecco. Buona giornata! Grazie. È bello il carnevale, è bello. Sì, ti piace. Questa sì. Con questa massima, ecco, stacchiamo il collegamento con il signor Luigi di Carico, detto anche Babì. Ma abbiamo anche un veterano del carnevale di Gallipoli. Ecco, il signor Pinzetta. Ecco, una volta per tutte, salve, buongiorno. Una volta per tutte, ci dica per quale cazzo di motivo l'angiuriano Pinzetta. Non faccio manco io, guarda. A 50 anni non la faccio. Ecco, sì, quindi lei ha le idee chiare anche sul suo cognome. Ecco, sì, sulla sua angiuria. Il suo nome reale qual è? Quindi Pinzetta ufficialmente all'anagrafe, il suo codice fiscale è Pinzz, no? Ecco, sì. Ci dica, ecco, lei che è un veterano del carnevale di Gallipoli, da quanti anni è all'interno dell'organizzazione del carnevale di Gallipoli? 30 anni. Quindi 30 anni, quest'anno festeggia il suo compleanno su un carro e ha promesso alla cittadinanza che farà la lap dance con la mutandina sul carro d'apertura del carnevale. Evviva, è carnevale! Non c'è problema, è carnevale, tutto facciamo. Quindi ci spogliamo anche nudi, mettiamo le stelline sui capezzoli e tutte cose. Vabbè. Ecco, sì. E ma lei ha contagiato anche sua figlia, le sue figlie con il carnevale che collaborano ogni anno a questa realizzazione in cattapesta. Facendo bugie. Sì. E adesso andiamo ovviamente a intervistare anche sua figlia. Sì. Fermala! Sì, venga! Lei c'è una meravigliosa somiglianza con Rebecca del Grande Fratello! Venga! Sì. Sì. Signora Rebecca, che siamo andati a finire dietro il bidone della spazzatura. Ecco, ci dica Rebecca, da quanti anni è all'interno dell'associazione? Due. Quindi due anni, veramente tanti anni che lei collabora col carnevale, sì. Lei è anche fidanzata di Eugenio Fiamma, ha detto anche? Geu. Ok, per sbrigarci, sì, che è quell'uomo lungo e alto che è meglio di un'antenna. Sì, ecco, che si sta esulando in questo momento. E che sta lontano perché sennò andavamo, vabbè sì, poi parliamo un altro giorno. Ci dica, questo carro è realizzato dal team Fratelli Coppola, che cosa rappresenta? Domanda di riserva. Sì, grazie di tutto, buona giornata. Da 25 anni partecipa al carnevale con il gruppo di ragazzi via Malinconico. Ah, famosi questi ragazzi di via Malinconico che realizzano ogni anno gruppi mascherati più belli assai, ecco. Ecco, lei che cosa fa questa domenica qui? Oggi? Sì. Le vendo biglietti. Ah, quindi lei sta estorcendo soldi alla gente. Per ecco. Carnevale, no? Benissimo, quindi sì, stiamo estorcendo ufficialmente soldi per il carnevale, per la lotteria del carnevale di Gallipoli. E si tira quando? Il 5 marzo. Quindi il 5 marzo tiriamo le palle. Ecco, grazie, grazie, buona giornata.
signor? Angelo, detto anche Angelo. Angelone, è così. Non cammini che io ho i tacchi che non mi fido. Ecco, ci dica per quale motivo è venuto questa domenica qui? No, per vedere i carri, i bambini. Fantastico, i bambini che poi li guardano i grandi. Che bambini alla fine se ne fregano niente. Sì. È così. Ma intervistiamo un altro carro! Un altro carro, ecco! Buongiorno, lei è il carro numero 2. Ecco, il carro numero 2, lei a quale premio ambisce? Primo. Oh, così, io credo che lei abbia forti possibilità. È così. La ringrazio. La ringrazio per questo contributo, grazie. Via Bono. Via Bono. Mandiamo qui sempre in diretta da Telecarri Gallipoli al capannone numero 3. Ai ai. Ecco sì. Andiamo a intervistare il signor Giovanni Pacciolla, altro carrista di questo meraviglioso carniale di Gallipoli. E ci posso dire? Ecco sì, ci dica, ecco, come ha realizzato questo carro? Al freddo e al gelo, lo hanno detto tutti, e senza soldi. Lei ci dica quali sono state le difficoltà. Agarci alla farina. Quando la macchina. Ecco sì. Ci dica di cosa parla questo carro. Non lo so, guarda. Poi te dico dopo, voglio saggio. E il suo carro invece cosa rappresenta? Il mio carro? Sì. Poi di me. Ecco, lei è una meravigliosa creatura in carta besta. Lei sembra un carro, ecco. Diciamolo, lei sembra un carro. Ma andiamo adesso ad intervistare i collaboratori all'interno del capannone. Salve, buongiorno, lei è il signor? Jonathan. Il signor Duomo. Senta, mi dica, ecco, lei che cosa rappresenta all'interno di questo capannone? Neri di dimensioni equine. Esatto. Sì. Che suonano degli strumenti appunto dell'Africa, che sì, rappresenta la musica dell'Africa. La grandezza dell'Africa, la grandezza, sì, dell'Africa. La lunghezza, ecco, le dimensioni equine dell'Africa, ecco sì. Ma ci dica, lei è l'autore. Io sinceramente non c'entro niente. Quindi lei non c'entra niente, però sta lavorando, esatto, qua dentro, giustamente, sì. Beh. Ha ragione, sì. Lei, anche lei ha le idee chiare, ecco sì. Mi sa dire se c'è un bagno che mi sto urinando? Sì, di là. Grazie. Grazie, sì. Salve, ecco sì. Lei che abbiamo intervistato prima, signora, non ci ha presentato però il suo carro in gara. Il mio carro in, sì, gara? Ecco il carro, ecco, in gara. Eccomi, eccomi, prendi. Ecco, il carro in gara. Come si chiama questo carro? Corciolo Luigi, il carro si chiama. Ok, Corciolo Luigi, che rappresenta il... Polo Peschereccio Santa Lucia. Sì. Barca grossa. Oh. Sì. Barca. Sì. Barca. Sì. Barca. Capito, quindi Moto Peschereccio Santa Lucia Barca grossa. No. Ecco, ci spieghi un po' come è stato realizzato questo carro. Beh, è stato realizzato di carta pesta. Sì. Che tipo di pesca effettuate, ecco? A strascino. A strascino. Allora, quindi pesta a strascino. Sì, che pesci prende? Tutti i tipi di pesce, sì. Merluzzi, scampi, gabbri bianchi, sì. Tutti, quindi, pescatrici, tutti. Prudetevi io. Pure me mi prende. Ecco, se il detto dice chi dorme non piglia pesce, sì, quindi lei non dorme mai. Io non dormo mai, non prendo mai pesce. Quindi le piace il pesce? Il pesce a mia moglie gli piace. Okay. E sua moglie prima ha ufficializzato di essere omosessuale. Bellissimo, io ho piacere. Sì, va benissimo, quindi vedo che è una coppia infiatata, che gli piace il divertimento, come la famiglia Greco. Bravo, è così. Bravo, sì. Grazie, buonarella. Grazie a te, grazie. Abbiamo qui. Francesco, buongiorno, si giri a favore di telecamera. Telecarri Gallipoli in diretta dai capannoni del carnevale. Lei che è uno di questi veterani del carnevale di Gallipoli, ci spieghi per quale motivo lei è così affezionato al carnevale? Non erano presepi? Taglia, taglia, taglia. Che conto in banca?
Vediamo, sì. Salve, lei è? Francesca Fontoni. Sì, dico, che ruolo ricopre all'interno di questa cazzo di associazione? Pubbliche relazioni. Pazzarola, proprio, in mano proprio buoni stiamo. Senta, che ci vuole dire riguardo a questo carnevale? Che speriamo che non piova. Sola, tutti con questa cazzo di viarino stanno. Poi? E che vada tutto bene. Ah, sei una donna di tante valore questa qua, sa dire un sacco di cose. Lei è invece... Signora, vada, ti compro il biglietto. Ah, scaccomatto quello della televisione che fa le fotografie. Esco bella. Non è che si vedono i puntini sul naso. Ah, questa cazzo di biglietti. Ah, va bene, va bene. Senta, dico, non è che si vede, no? Vedi qua. Sono stata bella. Direme bella. Peppa Pig c'è. Peppa Pig, andiamo. Telecarri Gallipoli. Buongiorno. Lei è? No, no, lei è? Beppa. Ah, dicevo io che mi somigliava. Sì, sì, insieme al papà che si chiama? Gabriele. Ok, già si è comprato già i biglietti? Non ancora. E che cazzo aspetti? E me dovevo essere informato. Va bene, ecco, conoscenza. Un biglietto, grazie per la lotteria. Mi sono venuti tutta la famiglia. Che bei capelli c'ha questa signora, complimenti. Grazie. Veramente molto bella. Lei è signora? Ilaria. Ilaria, senta una cosa. Che cosa pensa del carnevale di Gallipoli? È la prima volta che siamo qui. La prima volta è sempre traumatica, lo so. Ha ragione. Beh, vabbè, grazie di tutto, buonasera. Grazie, si prende bene la televisione? Sì, sì, aspetta. Ma la sfilata quando è? La sfilata è il 31 della settimana prossima. Ah, il 31. Sì, alle 3 di pomeriggio. Grazie, buonasera. Presidente, 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 una dichiarazione a freddo. Ci vuole una bella stufa. No, vabbè, oggi ringrazio il signore per la mutata sera, non mi sono messo le mutande imbottite, oggi si sta bene. Ah, ho capito. E senza mutande imbottite come fai? Non so, io sono tutta la... il grasso mi ripara, ecco. C'è una cosa, che cosa ci dice di questa edizione del Carnevale di Gallipoli? Voi come contribuirete a questa realizzazione di questa casa di manifestazione che ogni anno va reto per reto? No, è una cosa stipendio, proprio spettacolare, è uno stipendio che rimarrà sempre. Quindi voi prendete fiori di Guaccini per questa cosa? Sì, sì, proprio a fiori. Ho capito, quindi vi fate un sacco di soldi con tutti i soldi che girano con Carnevale, ringraziate il signore. Voi invece fate volontariato perché voi siete l'associazione, voi siete la protezione civile di Gallipoli, vi proteggi civilmente per favore? Dobbiamo trovare qualcuno che ci protegge prima noi. Ho capito, grazie di tutto, questa illuminazione è stata proprio veramente, veramente, veramente tutte cose. Sì. Ma abbiamo un nuovo arrivato a cui dobbiamo chiedere adesso una colletta, un euro ciascuno che dobbiamo comprare della mette. Sì, salve, buongiorno, lei è? Lucio. Ho capito, il santo quando lo festeggia? Il 6 settembre. Ho capito. Senta, lei c'ha le mutande imbottite oggi o no? Sì, doppiamente imbottite. Ho capito. Senta, con che frequenza le lava? Una volta ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi, quindi 3 mesi le usa da un lato e 3 mesi le usi dall'altro. Brava! Te l'ho detto io che io poi sembro fessa, ma fessa non sono. Ok, grazie di tutto, buongiorno. E si tolga quella maschera, grazie di Dio, grazie. Ecco, eccoci. Andiamo avanti! Ma abbiamo qui una... abbiamo qui un'altra visitatrice del carnevale. Ecco, lei è la signora Chiara Tricarico, figlia di Mbappé. Quello che fa le ricette a Telesponda. Nipote della zia Ivana. Ah, quelle che fanno le ricette a Telesponda, ecco. Quella lì, sì. Ma figlia della Maria Grazia. Guida, sì. Okay, abbiamo quella. Capito. Ha incontrato la ragazza. Ecco, sì. Lei ha già visionato tutti i carri? Veramente no, solo 2 ancora. Ho capito, ecco. Al momento, quale... quale carro le è piaciuto più molto? Questo qui che sto guardando ora, perché è l'unico che ho visto. Quindi lei, anche lei ha le idee chiare. Sì, senta. Sì, io voto, giuria popolare voglio fare insieme alle signore qua. Lei si chiama Chiara e giustamente ha le idee chiare. Grazie, ciao, sì. Grazie. Intervistiamo anche questo duetto, che sono 2 uguali. E così, parla una, parlate tutte e 2 insieme. Sara e Sofia. Ecco, vi chiamate Sara e Sofia in diretta su Telecarri Gallipoli. Voi siete vestite a maschera, siete vestite di giubbotto, è vero? No, no. E di cosa siete vestite? Niente, Anna. Ah, fantastico, quelle che cantano Yeli Go, Yeli Go, quelle sono?
Ah! Ah, grazie, buon carnevale, buon divertimento. Adesso lanciamo i coriandoli in aria al mio 3. E 1, e 2, e mezzo, e 2, cioè quarti. Ecco, lanciamo i coriandoli 1, 2 e 3. Evviva! Ecco, grazie, grazie. Scusate, queste mascherine di biscotto sono buone. Ma siamo qui al capannone dei Team Coppola, sempre in diretta su Telecarri Gallipoli, e intervistiamo adesso uno dei collaboratori al team dei fratelli Coppola, il signor Cortese, detto anche Cortese. Buongiorno. Salve. Ciao. Ecco, questo momento di pausa, questa domenica eccezionale che lei si è presa una pausa, ecco, come la sta vivendo? Io la sto vivendo bellissima questa giornata, perché sai, dopo tanto lavoro che hanno fatto, no, che ho fatto, sinceramente io vengo sempre agli ultimi giorni per aiutare mio cognato, però se lo merita, perché c'è tanta passione che mettono tutti i ragazzi che collaborano con noi, le ragazze, i ragazzi vengono perché hanno la passione di lavorare sulla carta pesta. Questo che si dice da tanti anni, che Gallipoli si vorrebbe fare la scuola carta pestai. Ma dove quale sta? Scuola? Niente scuola, basta che facciamo i carri, ecco, sì. Buongiorno. Buongiorno. Adesso andiamo a intervistare il figlio del signor Cortese piccolo, ecco, detto anche Cortese. Ecco, sì, che cosa ci dice? Per quale motivo lei sta qui e non va a giocare palla con gli amici? Perché sennò il presidente mi fa cacciare il carrellone con la spalla. Ok, quindi è un lavoro forzato. Lei sta dichiarando che in questo posto vi fanno fare lavori forzati? No, assolutamente. Dilla tutta. Stiamo qui per passione e per passare il tempo quando... Io so che quello zio viene a prenderti con la rimozione coatta a casa, è vero? Quando è possibile, cioè no, quando è possibile, quando mi trovo a casa, sì. Ecco i nuovi ospiti, ecco a parlare di tanti di Gallipoli, ecco. Ecco, lei taglia la salame all'MD. Sì, Cesa, sì. Come lo stanno dando mo la presaola? Presaola 25. Capito, cazzo? Ma quella buona? È buona però. Ho capito, senti. Sì, sì. Tu sì. Mi senti, non mi sembra una faccia familiare. Sì, tu sei quello che ha fatto il re l'anno scorso. No. Sì, sono convinta di questa cosa. Fammi vedere. Sì, la deve senti, cari brutto come la morte. Ma l'ha detto, ma è scoperto. Ecco, sì. Che cosa ci dice di questa giornata? No, bella, bella, tutte cose belle. Poi... Signoria, perciò di dire, no, uno spettacolo, no? Grazie, modestamente mi sono disegnata da sola. Sì, c'ho pure l'antennina eccitata in testa per prendere bene tutte le reti. Bello, sì, adesso bello. Siamo in collegamento mondiale con tutto il mondo. Il mondiale posso andare sì, a mamma? Sì, con tutto, saluta a mamma. Ciao mamma. Ciao mamma, guarda come si diverte. Bello. Ah, c'è chi festa. Lei è il signor Bianco. Ho capito, signor Bianco. E che cosa è venuto a fare qui? Vedere i carri. Bravo, ho capito. Quale carro gli piace di più? Questo qua. Ah, qua che c'ha la mamma che lavora, il fratello? Amici, amici. Amici, ho capito. Ci possiamo intervistare degli amici? Sì, ecco, lei è responsabile di Telecarri Gallipoli. Venga qui per l'anima dei morti. Di chi non so, esca, perché se non si sente il microfono, grazie. Lei è il signor Sosia. Detto anche Gabriele. A posto. Senta, che cosa ci dice di questa realizzazione in carta pesta? La sta morendo. Vabbè, questo si era capito. Voi siete anche i realizzatori dei pupazzi che scoppiano a Gallipoli, no? Queste cazzo di pupazzi che scoppano la notte di Capodanno. Che avete perso tempo, che io ho paura, sì, che non esco, che mi temono di vacanze.
Io non ho capito per quale motivo vi dovete mettere a fare questi qua cazzo di pupi e poi le cose di carnevale me le già lasciate. Sempre tradizione, dico, no? Sempre tradizione, però una cosa è uscire coi colori, un'altra è uscire con quella che sta calpestando ancora, ecco. Non ti preoccupare, sì. Vabbè, sono sicura. Ci spiega questo carro com'è realizzato? Realizzato ancora no. Sta cercando, lo realizziamo ancora. Per senta, questo. Per favore, siccome siamo in mondo visione, che adesso mondo. Ci stanno mandando tutto il mondo, può parlare gentilmente italiano perché qui le persone non capiscono? Come faccio comunque? Grazie, no? Ma qui abbiamo uno! Vieni qua! No, lei è Yala, il signor Yala, l'antenna! Il signor Yala, salve! Ecco, salve. Lei è uno degli organizzatori di questo carro allegorico grottesco, lei lavora, vero, in questo cazzo di capannone? Ogni tanto. Ogni tanto a intermittenza come le lampadine di Natale. Bravissimo. Ecco, senta una cosa, ci parla del tema di questo carro. Bello, non vi dice, non c'è niente. Ecco, sì, continuiamo a fare pubblicità positiva, pubblicità progresso. Ecco. Ora sta andando il capannone numero 5 a prestarmi due o tre video. Okay, sempre con le pezze al culo. Grazie, buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Mangia un po' che tra poco mamma svieni. Grazie. Sì. E dai capannoni del carnevale di Gallipoli è tutto, sempre in diretta su Telecarri Gallipoli, e chiudiamo qui il collegamento perché mi sto urinando, quindi ciao a tutti, buona giornata, vi aspettiamo il 31 di gennaio col freddo, il gelo e tutte le calamità del mondo al carnevale di Gallipoli dalle 15:30 su Italia 1.